Siamo qua con Beppe il Cavaniere, ci spiega un po' la sua tradizione nel fare le cavagne, che parte dal Salice. Devo quasi parlare in piemontese, ma poi... Ma parla piemontese? Ma per capisci un po'. Ma fuma piemontese. Fuma piemontese? Ma dai. Ma da fuggitese di interpreti. Ti si salia giù il fus della cavagna. Il fus della cavagna inizia. Iniziato, ma parliamo italiano. Allora, il Salice, da dove si trova il Salice? Il Salice io è un pezzo che li ho piantati per averli. Perché almeno così sono sicuro. C'è il tuo. Che vado a tagliarmi i sogni. Sì, sì. Va piantato vicino all'acqua. Ho piantato molto... una pianta d'acqua, va piantato vicino all'acqua. E lo piantavano di solito lungo le bialere. Lungo così. Le bialere e tutto. Nei posti malsani. Sì. E praticamente tutti gli anni. Bisogna tagliarlo, perché se non lo tagli non serve più a niente. Ma là, ma là. E tiri fuori tutti questi rametti. Tutti questi rametti di un'annata. Tagliati all'ultimo quarto della luna vecchia. In autunno. Autunno, inverno. Ottobre, novembre, dicembre. Ok. Poi diversamente cominciano a restare, mettono le gemme, non sono più, ma più perché fermi. Si rompono? No, non sono più fermi, sono vanno per linfa, allora non li puoi più, li lavori, però non è più stabile. E quanto impieghi a fare una cavagna? Fare una cavagna, io che sono più di 65 anni che faccio cavagne, ci metto 6 ore minimo. Se fare quelle lì piccole? Quelle piccole, anche quelle là. Quelle là piccole. Quelle questa, lì un giorno e mezzo. Questa è la capassa? La capassa, un giorno e mezzo. Poi, come ti dico, ci va una giornata. Quando c'era il coso, quest'inverno, quei salici là non sono miei, li ho comprati. Addirittura comprati? Sì, li ho comprati perché quei là sono pelati, trattati. Ciao, ciao. Bravi. Ma se è quello che guardavi per mettere... Volevo appendere, sì. Faccio diverso. Sì, la canna... De quale fai come boss? Olmo. Brassino e castagna. E quale pieghi, a caldo o a freddo? Verdi col piegatubo degli idraulici. E anche lì... Africa. Però sempre tagliata. A luna vecchia. Sempre luna vecchia. Perché non la pieghi, si spacca. In primavera o autunno? Sì, quando è fermo, quando sono andate giù le foglie. In autunno, sì. Ok. E i battipanni? Inverno, battipanni e giunco. E di cosa sono? Giunco. Che vado a comprarlo... Sì, una volta mamma da sia parere. Che vado a comprare il materiale giunco pancalieri a Carignano. Ah, va? Un grossista, sì. Devi fare l'ordine da 250 euro. E adesso sono gli ultimi, non ne faccio più. Invece i rastrelli? I rastrelli manico e di salice o nocciolo. Sempre addrizzato col fuoco, col forno. Ah. Forno del pane, lo fai cuocere e raddrizzi. E poi la traversa e frassino, e i denti sono di garzia o di frassino. Garzia è più dura o no? Io preferisco il frassino, non rompe meno, garzia rompe più. Ah, rompe di più fragile, troppo dura. Troppo dura. Ebbene. Poi si fa anche di maggiacciondolo. Identico, l'ambur. Ecco, ad esempio quest'anno non ha fiorito, non so se da tutte le parti, ma da noi Malmaira zero. Sì. Come va? Tra di affermati. A maggio faceva freddo, non ha fiorito. Li ha fermati. È velenoso l'ambur, sì. No? Sì, è purgante.
perché so che mia mamma, mia nonna lo mettevano nel galinè, sì, per far andare giù le galline, perché i galli per purpulini. Per purpulini non so come si dice lì. Pui, i pidocchi. No. Per cui. E voilà. Bon, buona fera, buon proseguimento. Grazie. E spero di essere da entrare. Sempre in furbo. Ciao Beppe. Ciao. Green. Green. Niente. A chi fai tu? Fallo. Dammi scudo. Scudo. L'hai fatto?